Proprio oggi mi sono imbattuto in un video di uno youtuber, o meglio, di un atleta olimpico, un nuotatore olimpico statunitense, ovvero Cody Miller, che sostanzialmente da qualche anno in realtà fa anche lo youtuber, ovvero documenta ciò che fa giornalmente nella sua vita da atleta. Come ti stavo dicendo, proprio oggi mi sono imbattuto in un suo video dove racconta sostanzialmente che cosa ha fatto durante la sua giornata di allenamento. Mi ha incuriosito molto anche proprio le metodiche utilizzate durante questa sessione, motivo per cui ho deciso di realizzare una video reaction dove andiamo un po' a commentare che cosa. Partiamo con il video, eccoci qua direttamente sul canale di Cody, un canale in realtà molto seguito a livello internazionale, ha oltre 180.000 iscritti, e andiamo un po' a commentare che cosa va a fare durante il suo allenamento. His eyebrows are popping this morning. You know what we used to call that? What? On fleek. On fleek. That's how I forgot. That is day. Ok, qua si sveglia, dà il buongiorno a tutti. Come vediamo è mattina presto, dal colore del cielo si può notare. Ora credo che dopo lo dica, siamo intorno alle 5 della mattina. E già questo ci fa capire un atleta professionista che cosa vuol dire fare l'atleta professionista. E quindi anche logicamente richiede un impegno e una sveglia molto presto. Solitamente fanno due allenamenti all'interno della solita giornata. Ok, ora sì, vabbè, si sta spostando, sta andando all'allenamento in macchina, va bene, portiamolo avanti. Eccoci qua. Sta entrando in piscina. È il primo, come sta dicendo. È il primo in assoluto. Cosa, diciamo, abbastanza positiva, ma la cosa che mi ha colpito maggiormente in assoluto è questo impianto. Infatti voglio spendere qualche parola. Come vediamo è un impianto veramente pazzesco. È una vasca, credo da 25 yard, dove però vediamo una marea di corsie. Io, se provo soltanto a contare quante corsie ci sono in questa immagine, perdo il conto. Ne abbiamo almeno una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Non lo so, forse si arriva a oltre 20 corsie. Un qualcosa che in Italia è completamente inimmaginabile. Chiaramente qua il contesto è diverso, siamo all'interno di una università. Infatti Cody nuota all'interno dell'Indiana University, una delle migliori club universitari natatori. Procediamo con il video. Ok, questa a suo fianco è Lily King, una delle raniste più forti al mondo in circolazione al momento. Lui stesso è un ranista molto forte, che ha partecipato alle ultime Olimpiadi e anche a quelle di Rio 2016, vincendo anche l'oro in staffetta con Michael Phelps, tra l'altro. Ok, andiamo a vedere che cosa ha da fare. Ora, qua vediamo il suo allenamento. Tra l'altro notiamo che è l'allenamento di Halloween e ha da fare 4500 metri. Non so se sono yard o metri, a questo sinceramente non lo so. Partiamo dal riscaldamento, quindi warm up. Hanno da fare un semplice 300 a piacere e poi iniziano una fase di riscaldamento dove alternano 25 metri misti, gambe, quindi una volta la fanno a delfino, poi fanno esercizi, poi nuotano in completo e ripetono tutto questo per
quattro volte. Immagino che poi appunto la seconda serie in continuo lo facciano a dorso, poi a rana e poi a stile per completare questi 75 metri per 4 e quindi concludere così questo 300 nuotato in continuo. Poi si fanno un altro 300 pull, quindi solo braccia, e poi vanno a fare un 300 gambe con le pinne, e credo che lo facciano con la tavoletta perché dopo si vede meglio che cosa andranno a fare. Ora qua si entra un po' più nello specifico, è anche quello che mi ha colpito maggiormente, questa set 1 che sta cercando di descrivere un po' anche Cody in questo video, dove dice che andranno a lavorare con la monopinna. Ora dopo lo andremo a vedere, è un qualcosa che in Italia non vedo fare, non l'ho mai visto sinceramente fare neanche all'estero, e andando da fare con la monopinna un 75 fatto tutto in subacquea a un ritmo moderato e un 50 fatto forte sempre con la monopinna in subacquea per 4 volte. Seconda parte dell'allenamento che prevede 4 volte 4 da 75 swim kick ai 15 metri e poi 4 da 25 forti fatti con le palette, mentre terza serie 4 volte 15 metri fatti con l'elastico trattenuto, 2 volte out and back 12 metri fatti con le palle nella mano, questo dopo lo andiamo a vedere, molto molto interessante, 2 da 25 forti e poi un 50 relax con la paletta sulla testa, anche questo lo andiamo a vedere successivamente. Andiamo a vedere un po' che cosa va a fare e come lo esegue questo lavoro. Ok, qua sta eseguendo molto semplicemente la sua sessione di gambe fatta con la tavoletta, molto easy come vediamo. In realtà stanno parlando come se fossero al bar, stanno utilizzando le pinne, gambe stile fatte proprio in serenità. Vediamo il coach là dietro, qui stanno un po' discutendo anche sul cosa andranno a fare dopo. E eccoci qua nella parte con la monopinna. Allora, questa è la monopinna, molto particolare, dove sostanzialmente noi siamo abituati semplicemente a fare pinne con le pinne classiche da nuotatore, non chiaramente quelle da snorkel, da immersioni, ma diciamo, sono pinne fatte appunto per la battuta di gambe. Questa invece è specifica per fare apnea, come vedete ha una dimensione veramente esagerata e contestualizzata al mondo del nuoto sinceramente non l'avevo mai visto, e lui andrà a fare un lavoro proprio molto simile a quello che viene fatto nel mondo dell'apnea, dove va a fare un 75 fatto a un'intensità media, moderata, e poi un 50 forte tutto in subacquea. Veramente molto interessante, una metodica particolare che sinceramente mi ha colpito sin da subito. Come vediamo appunto lavorano in subacquea con questa monopinna, dove chiaramente le velocità sono veramente molto elevate, la spinta che ti dà è tanta. Ok, ora sta montando l'elastico per il nuoto trattenuto, elastico molto duro, come vedo. E poi ecco, questa è un'altra cosa molto interessante, come ti dicevo prima, andrà a nuotare con le palline in mano, un qualcosa anche questo già visto un po' anche nel mondo italiano, dove magari chi va a lavorare un pochino più sulla tecnica piuttosto che sulla sensibilità tende a farle utilizzare, diciamo, aggrappandola alla mano. Lui le andrà a utilizzare una modalità un pochino particolare, ovvero le inserirà tra le dita, cosa che anche questa sinceramente non avevo mai visto e mai utilizzato. Guardate proprio come le inserisce tra le dita e proprio ci va a nuotare, come vedete quando arriva ora Delfino. Aspetta, ve lo mando leggermente indietro. Ora Delfino sta arrivando e sta nuotando con queste palline tra le mani. Sicuramente molto complesso da gestire anche a livello tecnico. Questo però fa capire anche quanto atleti, professionisti, che magari si può pensare abbiano una tecnica sublime, una sensibilità data da madre natura assurda, in realtà tutti i giorni vanno a lavorare su questi fondamentali. E qua mi viene un po' anche da pensare a quello che in realtà il classico nuotatore amatoriale non va a fare, ovvero non lavora minimamente su questi aspetti che si sa essere per lui quelli maggiormente deficitari. Ecco, questo deve essere un po' un campanello di allarme per tutti voi. Chiaramente non sto dicendo che dovete fare i suoi soliti esercizi, si parla di un atleta di un altro livello con altri obiettivi. Ecco, questo ora andrà a introdurre Cody un'altra metodica un po' particolare, che anch'io ho già utilizzato. Questa è quella di mettersi la
paletta in testa. Come vedete, lui andrà a nuotare con non poche difficoltà a dorso, con la paletta sulla fronte. Questa che cosa serve? Questo serve per abituarsi a mantenere la testa in linea. Infatti non è affatto facile essere in grado di nuotare con una paletta che dobbiamo mantenere perfettamente in linea semplicemente con il nostro avanzare e il contrapporsi della resistenza dell'acqua appiccicata sulla nostra fronte. L'errore che si cerca di evitare in questo modo è del classico movimento della testa oppure del movimento del corpo. Come sappiamo, in acqua la testa deve essere neutra, non si deve assolutamente muovere. Questo è uno strumento sia sul dorso, ma può essere fatto anche sullo stile libero, molto utile. Uno degli errori principali che vediamo è magari chi tiene la testa troppo bassa, piuttosto che quando inserisce il braccio la testa fa dei movimenti strani o innalzano la testa in alcuni momenti. Ecco, questa va a lavorare su tutti questi piccoli aspetti tecnici. Vi sto parlando un po' anche dei suoi obiettivi. Veramente gli appuntamenti stanno arrivando. Stanno iniziando un po' a spingere sulla rana in questo caso. Siamo arrivati quasi al termine dell'allenamento di oggi. Anzi, in realtà voglio darvi l'ultima chicca, che è qua a fine allenamento, quando Cody rientra in macchina. Cosa ha detto? Sostanzialmente, tralasciando la pubblicità alla marca di alimenti, ma qua sta dicendo che terminato l'allenamento lui se lo va a scrivere sul quadernino. Anche questo un aspetto che vi fa capire anche quanto un atleta professionista logicamente fa le cose con precisione. Chiaramente l'intento di questo video non era quello di dirvi fate anche voi questo, ma secondo me poteva essere uno spunto interessante per capire alcuni aspetti del dietro le quinte della preparazione di un nuotatore di alto livello, che a mio avviso però non devono neanche differenziare troppo rispetto a quello di un nuotatore amatoriale. Come vedete, sostanzialmente anche lui ha fatto un allenamento da 2 ore, dove ha fatto 4500 metri. Come l'abbiamo visto, è un allenamento molto intervallato, dove abbiamo una parte di riscaldamento, una parte dove andiamo a lavorare sulla tecnica, una parte di lavoro centrale, una parte di defaticamento. È un allenamento vero e proprio. Qua mi sorge ancora di nuovo la domanda nel dire perché allora la stragrande maggioranza delle persone che vogliono migliorare nel nuoto, ti ripeto, non mi sto rivolgendo a coloro che fanno nuoto solo così per passatempo e vogliono nuotare come gli pare, ma coloro che magari gareggiano nel nuoto, nel triathlon, in acque libere e vogliono vedere un miglioramento, non capisco perché entrano in acqua e si nuotano le loro 120 vasche di fila, piuttosto, non lo so, fanno queste mega serie senza frazionamenti, senza esercizi, senza curare la tecnica. Come abbiamo visto, gli atleti professionisti fanno questo nonostante abbiano delle basi tecniche elevatissime. Quindi di nuovo, perché non lo fai anche tu? Diciamo che la reaction può terminare qua. Spero che questo nuovo format può esserti piaciuto. A mio avviso ne sono usciti un sacco di spunti veramente interessanti. Ti invito pertanto a farmelo sapere con un mi piace e con un commento se così è stato, e magari commenta anche su chi altro vorresti vedere sul canale. Avrei intenzione di portare altri nuotatori, come anche una reazione a dei coach, quindi alle metodiche di allenamento di coach internazionali. Quindi magari fammi sapere nei commenti anche questo. Di nuovo, iscriviti al canale, perché come vedi di contenuti di questo tipo ne usciranno sempre di più, molto più interessanti e sempre ancor più specifici riguardo a questo nostro mondo, il mondo natatorio, che purtroppo troppo spesso a mio avviso è un po' tralasciato anche dai media nazionali. Pertanto continua a supportarci. Ciao.